Quello lì, ragazzi, quello lì è il ponte che collega la Danimarca con la Svezia. Che posto qua, ragazzi. E stanotte abbiamo dormito lì e siamo arrivati ieri sera, abbiamo guidato tutto il giorno. Siamo entrati qui, che è un'area proibita addirittura. C'erano cartelli ovunque. E questo è il motivo per cui, ragazzi, oggi entriamo in Svezia. Allora, Danimarca è un gran bel paese, veramente un gran bel paese, pulito, in ordine, servizi a manetta. Hai già molta, ma molta più libertà di Germania, Francia, Italia, su quello non si discute, basta pensare ai servizi gratuiti che hai, puoi andare sulle spiagge con le macchine, cioè tanta roba. Però ovviamente l'unico difetto che abbiamo riscontrato della Danimarca è che non puoi fare fuori strada. Non puoi fare, proibito, tutte le strade sono chiuse. E motivo per cui, se aprite Wikiloc e cercate qualche mappa sulla Danimarca, non ne troverete in fuoristrada, perché semplicemente è tutto vietato, non puoi entrare in fuoristrada e quindi noi siamo tagliati fuori. Cosa succede? Succede che ieri succede che il video che avete visto all'inizio, ci siamo svegliati noi con una bufera di vento allucinante, una roba incredibile, un vento molto forte. Quando c'è un vento così, per quelli come noi che vivono in fuoristrada, vivono col fuoristrada, quindi vivono in macchina, l'unica soluzione è il riparo. Andare nei boschi, andare nelle foreste, andare lì dove il vento, ovviamente, dove hai riparo dal vento. Beh, ragazzi, ieri girando ci siamo resi conto che è tutto chiuso, tutti i cartelli, divieto, anche qui dove siamo adesso c'era un divieto, però ieri sera ho detto: ma non me ne frega niente, entriamo lo stesso, non mi interessa. E abbiamo trovato questo paradiso. Parliamo di strade sterrate, strade battute, quindi non è che dici entriamo in foresta tra le piante, tra gli alberi, deturpiamo. No, assolutamente, sono strade battute che esistono già. Strade che in Spagna e in Svezia sono normalmente aperte, qui le chiudono, non si sa il perché. E quindi niente, alla fine abbiamo riflettuto un attimo, abbiamo detto: ragazzi, visto che l'obiettivo è andare nei paesi dove c'è la libertà, andiamo in Svezia, Svezia è tutto consentito, hanno gli stessi identici servizi della Danimarca, ovviamente all'ennesima potenza, però in più puoi fare fuori strada, e quindi è la patria per chi come noi vuole vivere in mezzo alla natura al 100%. Quindi Danimarca dovrebbero fare quel gap in più e aprire le strade forestali, che sono comunque strade battute, come avete visto dal video sono strade battute, non è che ce le inventiamo noi. Adesso quando andiamo indietro, quando usciamo da qua, ve le faccio vedere, giusto per farvi capire. E le macchine ci passano, perché qualcuno che ci passa, ci sono ville private, quindi comunque vada, c'è un motivo per cui chiudono questi parchi. Guardate che posto, cioè qui addirittura c'è il bivacco, c'è tutto, c'è una costa bellissima, ma le macchine devono stare a 2 chilometri sulla provinciale, una roba assurda. E quindi niente, oggi andiamo in Svezia, facciamo quel mitico ponte che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Vi metto comunque il video qua sopra in tendina. La Moira sta preparando le gatte. Abbiamo dormito benissimo, ovvio che quando dormi dove ci sono i divieti stai sempre lì su chi va là, hai sempre paura che qualcuno ti venga a mandar via. Però è anche vero che quando passa qualcuno, abbiamo incontrato qualcuno che corre, che cammina, giustamente non ci dice niente, perché dice: se è qui è perché puoi stare qui. Quindi va bene così, l'immunità di gregge si chiama, no? Se vedono che sei qui è perché sei a posto. E quindi fa male in cuore lasciamo la Danimarca, perché avremmo voluto, adesso siamo qui da 5 giorni, avremmo voluto passare molto più tempo. Però ripeto, noi amiamo fare fuoristrada, e chi fa fuoristrada sa cosa vuol dire. E l'asfalto va bene un giorno, 2, 3, 4, però dopo un po' vogliamo sentire la terra sotto le gomme. E infatti ieri, quando abbiamo fatto questi 2 chilometri a venire in qua, anche se era buio, è stato molto bello. E non c'è nulla di male, perché è una strada battuta, non abbiamo motori vuoto che fanno casino, quindi vabbè. Comunque entriamo in Svezia, ragazzi.
e poi all'improvviso in autostrada in Danimarca ti incontri un tedesco con una Toyota, Toyota Auris mi sembra, con sopra una James Baroud Evo come la nostra, incredibile. Allora, ci siamo quasi, adesso comincia il ponte, l'ultimo ponte che poi collega la Danimarca con la Svezia. E, in teoria ci siamo documentati, per entrare in Svezia basta un semplice tampone, anche un tampone di quelli che trovate in farmacia, e bisogna capire se ce lo chiederanno, però beh, noi ce l'abbiamo, siamo operativi e adesso comincia l'ultimo ponte. Thank you so much. €125 ragazzi per entrare in Sweden, però vabbè, sono gratis le autostrade. Adesso qui c'è il controllo della polizia, penso che chiedano il tampone. Passaporti, non si danno mai passaporti, te l'ha detto Luca come regola. Good morning! Can I see, what do you have in the back? Che vado back? Milano! What is it? Ah, camping! Camping! For camping stuffs, ok? Yes. Yeah. Can I see your ID, please? Yeah. Ok, can you just drive to my colleague? Is it open? And see? Is it open? Tent, rooftop tent for yeah. Sleep. Yeah. Can we see? Yeah. No inside? Problem. Okay. Drive to number 3. Okay. You see number 3? Okay. And wait 2 seconds. Yeah. Perfect. One linear. So, please drive to number 3. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Qua ci abbiamo le gatte però. Sì, sì, sì. No, qua qui. Okay. Sì, arriva. La mascherina. Sì. Fai te, amo? Sì. Dice che la collega ha detto che vuole... Sì, non sono ancora... Oh. Good Hello. Morning. English? Yes. Ah, little English. Passport? Yeah. Passport? Ho chiesto il passport. Non fa niente francese. Oh. Oh. Yeah, the passport. Oh. Is it the card Italian, is it caro? Maybe, yes, maybe passport. It's okay. Passport, dammi l'altro, per favore. It's your passport, per me. Ok, and two. And is there a cat? Yeah, two, yes, cats, two cats. Little cats, oh, okay. Yeah. Two Italian little cats. Okay. You have a passport for the cats? Yes. Yes. Prepara. Allora, qui dietro la rete. Oh.
fare più queste cose, eh? What do you have in the carry-on? Camping, yes. Table, camping. Kitchen and a roof tent. Is it possible to open? Yes, 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 no problem. Dammi le chiavi di dietro. Allora, la cosa incredibile, allora, che ci ha fatto praticamente aprire il carrello perché voleva vedere cosa avevamo dentro, ma non ci ha chiesto i tamponi del Covid, non ci ha chiesto nulla, ci ha chiesto il passaporto delle gatte perché ovviamente le ha viste, però riguardo al Covid non ci ha chiesto nulla, quindi assolutamente si può entrare senza problemi. Voi il tampone usa getta fatelo lo stesso, però come avete visto non ce l'ha chiesto e vabbè, meglio così. Siamo ufficialmente in Svezia, ragazzi, ufficialmente in Svezia. Questa cosa qui è un po', boh, non lo so, è un po' strana. Ci abbiamo riflettuto un attimo io e Moira, eh? È un po' strana sta cosa qui. Cioè, ci ha fatto aprire il carrello, il retro, i laterali, ha controllato, ha verificato che dietro c'erano solo le gatte e tutto, ma del Covid non ci ha chiesto nulla. Non lo so. Non lo so perché invece quello che gira online, le notizie che dà la Farnesina è di non spostarsi perché c'è una pandemia generale, c'è un terrore generale riguardo a questo virus, così lo chiamano. Io non ho visto tutto questo terrore nei confronti del virus, o no? No, non ci ha chiesto niente, è la prima cosa che doveva chiedere. Cioè, io penso che la prima cosa, come dice lei, che doveva chiederci era il test Covid. E neanche, ti mettevo il centro e lo fai qui da me, non lo fai dove cazzo. Sì, no, allora se la vogliamo analizzare sotto questo aspetto qua, sì, perché io potrei aver falsificato alla fine un foglio di carta, che adesso non lo stampiamo neanche, è tutto digitale, quindi capirai, può fare veramente di tutto di più. Se il terrore è il virus. Se il terrore è il virus, io mi aspettavo molti più controlli, mi aspettavo più controlli, ma come me li aspettavo, ripeto, in Francia, me li aspettavo in Belgio, eh? Me li aspettavo in Germania, in Danimarca. Ma anche perché se in Unione Europea non devono esserci controlli doganali, questo è stato un controllo doganale. Sì, questo è stato un controllo doganale, perché loro secondo me erano più interessati a sapere se trasportavamo qualcosa, piuttosto del discorso virus, che invece è un po' l'argomento del momento, perché io poi frequento anche altri gruppi Facebook e tutti quanti hanno questo terrore di spostarsi in Europa perché ci sono controlli, tamponi, vaccino, non gliene frega niente del vaccino, non sanno neanche cos'è il vaccino. Gli interessava proprio aprire il carrello, mi ha fatto aprire anche i laterali, io pensavo che gli bastasse dietro, infatti l'ho detto questo sopra, pensavo che era un baule, gli faccio no, questa qui è una tenda, e gli faccio se volete vi apro anche la tenda, fa no, non c'è bisogno, non lo so. Questa cosa ci ha lasciato un po' la mare in bocca, perché in Danimarca l'avete visto, ci ha chiesto che squadra tenevamo, non gliene fregava niente. E la Norvegia è ancora chiusa, quindi... La Norvegia è ancora chiusa. Sono piccoli pezzettini di puzzle che non... Non dire così perché sennò ti chiamano complottista, perché quando non io sanno... Io non ho mai letto notizie di complottismo, no, non però so ti cosa spiego. È il complottismo. Quando non sanno cosa risponderti, perché poi il problema è che la gente quando non sa cosa risponderti... È questione di logica. Ti chiama complottista. No, è questione di logica. È un puzzle, immaginate il mondo come un puzzle. Tantissimi militari in Danimarca, tanti. Militari in Danimarca, li abbiamo visti nei Paesi Baschi, li abbiamo visti anche in Francia, facevano l'esercitazione con gli aerei. Sì. Non lo so. In Spagna uguale. In Spagna uguale, abbiamo attraversato il deserto di Banderas, che Bandenas, c'erano militari ovunque, esercitazioni ovunque. E qui quindi, dogane ripristinate, c'è qualcosa che non va. E qui dogane. E la Norvegia è ancora chiusa. Però noi siamo dei complottisti. Noi. Io direi invece di chiamare la gente complottista, prendete la macchina. Con la testa, no, prendete la macchina, camminate, girate, guardate con i vostri occhi quello che sta accadendo. Perché... Poi se vi fa più comodo tenere i paraocchi come i cavalli per non vedere quello che c'è attorno, allora va bene così. Sì, purtroppo gale in sci. Vabbè, noi neanche a dirlo, siamo entrati in Svezia. Ci fiondiamo in un negozio molto ma molto speciale, ma su questo negozio vi faremo un video dedicato, ragazzi, perché è un negozio veramente speciale. Noi entriamo un attimo al volo perché dobbiamo prendere le bombolette del gas, perché adesso abbiamo la bombola
abbiamo la bombola quella grande, però non abbiamo più bombolette e per qualsiasi evenienza almeno 3-4 di scorta dobbiamo tenercele. Ma questo negozio ve lo faccio con un video dedicato perché è uno spettacolo. Da quando l'abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo sempre detto prima o poi ci torniamo, prima o poi ci torniamo, e ora ci siamo tornati. Buongiorno. Buongiorno. E la Mila, ci siamo già appropriati della poltrona lì, eh? I mortacci. La mamma gli sta facendo le coccole. Gli sta facendo le coccole? Sì. Per quello che sta sciallate tutto. Sì. Maxi, che c'è? Ti sei già rotolata almeno una decina di volte, eh? Sì. Mila, vuoi venire in tenda? Mi sa di sì, eh? Continua a puntare la tenda. Ciao ragazzi, buongiorno. E bentornati sul nostro canale. Più che altro good morning dalla Svezia, ragazzi, perché siamo in Svezia ufficialmente. Siamo entrati ieri, un ingresso un po' anomalo perché vabbè, con tutti i controlli che ci hanno fatto, l'unica cosa che dovevano controllarci non ce l'hanno controllata. Vabbè, fa niente, ma di questo poi ne parleremo più in dettaglio in un altro video. E comunque anche con la Svezia, ragazzi, abbiamo dimostrato che si può viaggiare senza problemi. Si può viaggiare senza problemi, giusto? Sì. Anzi, con meno problemi. Noi già siamo comunque una famiglia che se ne crea pochi di problemi, e quello l'abbiamo sempre detto, ma ce ne siamo creati anche fin troppi, perché veramente non pensavamo che alla fine abbiamo attraversato 6 paesi, su 6 paesi nessun paese ci chiedesse veramente né tamponi del Covid né niente. Roba che invece in giro si parla solo ed esclusivamente di quello. Ah, vorrei andare qua ma non si può, vorrei andare qua non si può. Per viaggiare serve il vaccino. Assolutamente la cosa più sbagliata e più stupida che si possa dire. Non è vero. Vabbè, comunque. Siamo in Svezia. Siamo in Svezia. Infatti, neanche a dirlo, la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo infilati dentro la foresta. Abbiamo dormito benissimo e ora siamo a sud della Svezia, perché siamo entrati ieri pomeriggio e eravamo un po' stanchi, un po' stufi, ci siamo praticamente abbiamo subito cercato un posto dove riposarci e abbiamo già fatto colazione, adesso ci laviamo e poi cominciamo a salire. Allora, vabbè, ma questo adesso il tempo di scendere ve lo spiego. Allora, eravamo rimasti, noi siamo al sud della Svezia. Sud della Svezia, che è un po', diciamo, ufficialmente è Svezia, ma non lo è. E come posso spiegarvelo? È turistica, ragazzi, è turistica, è pieno di turisti, pieno di campeggi. I luoghi, diciamo, in natura sono pieni. Per trovare questo posto ieri abbiamo fatto veramente fatica, abbiamo girato quasi un'ora, per trovare sto posto, se no la maggior parte sono tutti quanti veramente pieno di gente. E quindi andiamo a nord, saliamo su a nord nella parte centrale dei laghi. Lì c'è comunque tanto turismo, però comunque vada, avete un come si dice, avete molti molti più chilometri dove si distribuisce il turismo. Qui è tutto concentrato, le spiagge non è che sono tantissime, quindi di conseguenza, non essendoci tantissime spiagge, dove c'è una spiaggia lì è pieno di gente. E allora adesso stamattina andiamo a fare la spesa, perché praticamente siamo a secco, e sarà magari una scusa per vedere anche i costi. Anche perché uno dei costi che subito ci siamo resi conto è il gasolio. Allora, noi siamo partiti dalla Spagna, che abbiamo fatto addirittura il gasolio a 0,91. Cos'era? 0,91, né? 0,91. Per passare in Francia a 1,37, giusto? Il minimo che abbiamo fatto è 1,37. Belgio non abbiamo fatto gasolio, Germania 1,35, in Danimarca 1,33, ragazzi, qui in Svezia 1,62. Sì. 1,60, 1,62, 1,59. Una roba allucinante. E attenzione, il gasolio costa più della benzina, perché praticamente il governo svedese
il governo svedese spinge per far prendere sempre meno auto diesel. Peccato che ieri sera, quando io poi sono una persona fissata, vado a vedere un attimo i numeri e i dati, la macchina più venduta in Svezia è la Volvo V40 con motore 2000 turbo diesel. Sì. Quindi da un lato spingi per non far usare il diesel, dall'altra parte le pubblicità che vedi, qui in Svezia ho visto soltanto un cartellone, Volvo V40 motore D4 mi sembra, motore 2000, una roba del genere. Quindi questo è un po' l'assurdità, però qui il gasolio costa una bella botta, quindi niente. E qui il discorso, ci lasciamo dei costi di vita, in questo caso il costo di vita del gasolio sale almeno parte del gasolio. Adesso vedremo stamattina con la spesa, cerchiamo di capire anche quanto costa la roba, però il gasolio in questo caso sarà più costoso, quindi è una cifra che sale, perché ovviamente noi viaggiando è così, dobbiamo metterlo in conto. Però vabbè, almeno però ci spostiamo in un'area un po' più wild, che è quello che piace a noi. In più parte un tracciato, perché ovviamente noi ragazzi il fuoristrada è una cosa che amiamo, un tracciato in fuoristrada che ci porterà praticamente da sud fino su in Lapponia. Sono 3700 km, un 80% non sterrato, perché ovviamente poi da qui in poi è praticamente tutto sterrato, qui in Svezia si viaggia tranquillamente nelle strade sterrate, e un 20% di asfalto. E quindi vabbè, adesso laviamoci, diamoci una sistemata, chiudiamo la tenda e possiamo partire.